parlato con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci siamo, ecco, siamo all'interno del percorso che porta i pellegrini in giro per i luoghi, e questa è una stanza importante di Padre Pio, perché è la stanza che lo ha visto protagonista proprio il 5 ottobre del 1925, quando Padre Pio venne operato d'ernia dal dottor Festa, e venne operato d'ernia, pensate un po', a crudo, come si suol dire, senza anestesia, proprio perché aveva il timore che il dottor Festa andasse a controllare le sue stimmate. Ma in effetti lui poi svenne, e il dottor Festa comunque andò a controllare le stimmate. Oggi ci troviamo qui per raccontarvi una storia, la storia di Maria Muccioli. Ecco, vedete in sovrimpressione questo indirizzo di posta elettronica che ci permette di raccogliere le tante testimonianze. Ecco, continuate a scriverci e a raccontare la vostra storia. Maria ci descrive da Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Scrive: premetto di essere nata con una grave malattia cardiaca, tetralogia di Fallot, con la quale dovrò convivere per tutta la mia vita. Il mio incontro con Padre Pio avvenne 10 anni fa, ma per caso. In sogno vedo un frate su una sedia che mi afferra per il collo e sento improvvisamente una forza maligna scivolare via dal mio corpo. Passano gli anni e la mia stima, il mio affetto per questo fraticello cresce, e nel 2017, quando mi riappare di nuovo in sogno, percorro un lungo corridoio, casualmente vedo Padre Pio di sfuggita, subito torno indietro per abbracciarlo istintivamente, gli dico: padre, ti voglio bene. E lei, Padre Pio risponde: ti voglio bene anch'io. L'anno seguente mi sposo, e dopo il viaggio di nozze ebbi la brutta notizia: mia madre aveva un cancro al seno. Iniziamo un lungo percorso di chemio, e in sala d'attesa c'era un grande quadro di San Pio a cui rivolgevo sempre le mie preghiere. Quante volte lui soleva dire: mandatemi il mio angelo custode in vita. Allora anch'io glielo mandavo e gli chiedevo preghiere per mia madre, per me e per avere il dono di essere mamma, dato che non riuscivo proprio a concepire. Una notte lo vidi di nuovo in sogno. Mangiava gli spaghetti al pomodoro proprio sul tavolo di casa. Poi i mesi passavano e arrivò luglio, l'intervento di mia madre. Quando subì la mastectomia fu il 17 luglio, l'ultimo giorno del mio ciclo che combaciò col suo intervento. Qualche settimana dopo, aspettando i risultati della biopsia, in casa avvertì profumi di fiori, un profumo molto intenso. Arrivavano due belle notizie: mia madre era guarita dal cancro ed io aspettavo la mia piccola Piuccia. L'ultima volta che lo vidi in sogno fu l'anno scorso. Mi disse: figlia mia, non ti preoccupare, l'unica cosa che posso fare per te è prendermi i tuoi guai e portarli nella mia carne. Ora sono in attesa di un nuovo intervento, un intervento al cuore, ma so che c'è il mio Piuccio a fianco. Non saprei come vivere senza il suo conforto. Non ho parole per il dono che Gesù ha fatto a tutti noi e che Gesù mi ha fatto dandomi Padre Pio nella mia vita.